Bentrovati amici agricoltori ed agromeccanici a questa nuova puntata di Agrinforma, puntata di stagione perché oggi torniamo a parlare di fienagione. Nel nord Italia siamo già nel secondo taglio, quindi insomma vogliamo fare, Sandro Battini, una panoramica del trend di quest'anno. Quali attrezzature sono andate per la maggiore? Beh, allora l'attrezzatura ha subito un grossissimo slancio negli ultimi 4-5 mesi dovuti al retaggio della 4.0, quindi stanno continuando i nostri amici agricoltori e contoterzisti ad usufruire di questo contributo importantissimo. Purtroppo è finito il contributo Sabatini sulla legge Sabatini, ma rimane lo stesso un sostanziale 50% da sfruttare. Le rotopresse, essendo Isobas, la fanno sicuramente da padrone, quindi quando uno deve investire quello è il sistema per farlo in questo momento. Ovvio che riusciamo ad avere anche un 10% di recupero anche sulle altre macchine, quindi qualsiasi macchina oggi presa in considerazione da fienagione che non sia Isobas usufruisce di questo 10%, quindi è una cosa sempre molto, molto considerata. I voltafieno adesso, soprattutto le larghezze dei voltafieno, si stanno espandendo sempre di più, si parte dagli 8 metri per andare sui 9 trainati, quindi l'utilizzo di trattori di bassa potenza, ma oggi ci dobbiamo concentrare sull'andanatore, che è una cosa importantissima per avere una balla ben formata e per avere una rotopressa super performante. Abbiamo bisogno di un andanatore che appunto crei andane di un certo tipo. E penso che meglio di Vicon su questo settore non ci sia nessuno. Ecco, anche qui c'è un discorso proprio legato alla gamma, molto interessante perché ce n'è per tutte le dimensioni. Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le dimensioni. Partiamo con una gamma monorotore da 3,20 m, con una scatola compact che poi al limite vediamo nella sua concezione, per arrivare a un 3,50, un 3,90 e un 4,30 di larghezze di lavoro, sempre monorotore con la scatola appunto compact, quindi molto molto aggressivi anche in termini di prezzo, quindi non è assolutamente vero che non siamo competitivi con costruttori italiani, anche se devo dire che sul concetto di fienagione l'esterofilia è un po' più considerata rispetto ad altre attrezzature, quindi qui l'agricoltore o il contoterzista sa che l'esperienza la fa da padrone, quindi si sposta, purtroppo dico da italiano, ma sulla qualità di chi ha sicuramente molta più esperienza rispetto all'industria italiana in questo settore. Poi passiamo a delle macchine monorotore molto professionali, quindi con le scatole completamente in bagno d'olio, e anche qui ci sono due modelli, da 4,20 o da 4,60. Per poi spostarci sul mondo dei birotore, anche qui divisi in queste due tipologie di scatole, compact e profi, dove partiamo tra l'altro da un modello nuovo, birotore da 6,40 m, che prima un paio d'anni fa non avevamo in gamma e che adesso sta riscuotendo un grandissimo successo. Perché? Perché un agricoltore anche di medie dimensioni che abbia voglia di produrre di più, perché continuiamo a dire che dobbiamo cercare di rimanere in campo il meno possibile, di fare il lavoro il meglio possibile, ha la possibilità di comprare il nuovo Andex 644 anche in versione portata, nella versione M, che ha un prezzo molto molto accattivante e che drasticamente aumenta l'operatività in modo sostanziale, perché si passa anche da un 4,60 che è la macchina più grande monorotore che abbiamo appunto a 6,40 m, e si riescono a gestire andare di un certo tipo. Nello stesso modello compact, quindi con le scatole più economiche, se così possiamo dire, abbiamo anche la versione trainata, quindi per utilizzarla con trattori di bassissima potenza. Quindi questa è stata una macchina entry level che ci ha permesso di prendere un mercato nel quale prima facevamo fatica ad entrare. Poi ovviamente dal 7 metri in su fino a 9-10 metri nei birotore, per poi passare ai quadri rotore. Ecco, tornando un attimo alle scatole, che differenza c'è quindi fra la Compact e la Profi? Allora, tutte e due sono accomunate da un sistema fantastico che è brevettato da Vicon o da Kernelan, perché non dimentichiamoci mai che le linee sono identiche ma distribuite a due tipologie di dealer diversi. Hanno il braccio bitangenziale. Bitangenziale significa che questo braccio non esce dalle scatole in modo retto, dritto, ma ha una leggera curva. Questa curva permette al driver, all'operatore, all'utilizzatore di poter aumentare drasticamente la velocità, diminuendo quel tempo morto che permette al dente di escludersi dall'andana
e di portare il foraggio verso le ruote del trattore. Quindi questa è una cosa importantissima, quindi aumento del 10-15% della velocità e soprattutto una formazione di un'andana fantastica. Negli andanatori le due scatole si differenziano anche dal diametro della cam, altra cosa delicata, cuore di un andanatore. La cam nei modelli compact è 270 mm di spessore, nelle gamme profi è 400 mm di spessore. Questo significa che più io aumento il diametro della cam, più io lascio al dente la possibilità di escludersi e quindi di formare delle andane anche ad alta velocità d'avanzamento molto ben formate. Qui ritorniamo a un discorso di rotopressa e di velocità anche di processo di legatura a tutti gli effetti, perché più l'andana è formata bene, più l'operatore quando imballa ha dei vantaggi. Logicamente è un matrimonio fra le diverse attrezzature. Allora, è sempre stato così, per raccogliere un prodotto di un certo tipo lo devi seminare, ma devi preparare il terreno in un certo modo, quindi anche quando si parla di fienagione è importantissimo il taglio, la qualità del ricaccio, se parliamo di falciatrici, la qualità del rivoltare il foraggio in un certo modo e dell'utilizzo di macchine proporzionate al voltafieno che viene utilizzato, e se parliamo di andanatori noi dobbiamo portare in andana meno sporco possibile, la dobbiamo tenere il più pulita possibile, e quindi ecco che entra nei birotore il famoso brevetto di Kernland o di Nikon, che è il TerraLink. Quindi anche in condizioni collinari difficilissime, dove abbiamo addirittura differenze del 15% da un rotore all'altro, noi riusciamo ad autoallivellarci, quindi non solo utilizzando il livellamento della sale tandem, ma addirittura deformando i due braccia porto rotore fino appunto a un 15% di percentuale di dislivello da un rotore all'altro. Quindi riusciamo a fare delle cose fantastiche e soprattutto non dimentichiamoci mai la grande manovrabilità, perché quando uno acquista una macchina monorotore l'acquista perché vuole una macchina compatta. Il birotore a volte è un qualcosa non preso così tanto in considerazione nonostante si raddoppi la capacità produttiva, proprio perché si teme che la manovrabilità anche in terreni angusti, in appezzamenti piccoli, diventi un grande problema. È assolutamente il contrario, perché questi nuovi telai creati per non andare ad intaccare le andane già formate in fase di manovra, la sterzata a oltre 90 gradi, le ruote sterzanti posteriori permettono all'operatore, anche con trattori da 60-70 cavalli, di effettuare delle manovre in tutta scioltezza. Quindi credo che è ovvio che sono tutte informazioni che devono essere riportate, come certo, diciamo sempre, all'agricoltore, al contoterzista, perché spesso e volentieri, temendo questo, si acquista la macchina sbagliata. Ecco, invece no, bisogna proprio in maniera oculata fare l'investimento corretto. Non è tanto, tornando un attimo ai finanziamenti, quanto ci ritorna in tasca, ma quanto poi ci viene dal campo. L'abbiamo ripetuto tantissime volte, Agnese, è sicuramente un grandissimo vantaggio usufruire di un 50% di recupero come credito d'imposta, ma è altrettanto vero che se sbagli l'acquisto della macchina hai recuperato il 50%, ma ti ritrovi il 50% di macchine che non hanno la funzionalità che devono avere. Quindi in ogni caso la macchina deve essere mirata, e qui, anche se parliamo di macchine, sembrano semplici, no? Come tecnologia, c'è bisogno di spiegare tante cose ad uno che si approccia ad un acquisto. Certo, infatti c'è una cosa interessante legata sempre ai birotori, che permette il movimento del fieno, giusto? Questa era un'altra cosa che alcuni competitor avevano in passato, adesso non esiste più, ma che a noi tra virgolette mancava come ottimizzazione della qualità dell'andana. Bene, adesso su tutti i modelli, quindi dal 644 sino ad arrivare al 904 e più grandi, declinati in diversi tipi, no? Con le diverse scatole, noi possiamo montare questo kit muovi andana che permette appunto di poter essere mosso tutto il foraggio, o in questo caso il foraggio, quello che interessa di più, in tutta la sua larghezza. Quindi mentre prima avevamo 15-20 cm all'interno dell'andana dove difficilmente riuscivamo a smuoverlo,
salvo che non acquistassimo i rotori o macchine birotore che spostavano tutta l'andana da 1 a 2. In questo caso questo kit permette di muoverlo completamente, quindi si solleverà la paratia dell'andana centrale, si esclude e i denti si intersecano perfettamente e permettono appunto la movimentazione totale dell'andana centrale. E questa è una cosa che l'agricoltore guarda tantissimo, proprio perché si parla di benessere animale, si parla di qualità e questo è un modo per fare grande qualità. Certo, e poi hai parlato anche di una gamma ampia di dimensioni, quindi più le dimensioni diventano importanti, più è importante gestire le varie andane in campo, e qua entra in gioco la tecnologia ancora di più. Certo, qui succede un po' come è successo quando lanciamo per le prime volte le seminatrici trainate a dispetto di quelle portate. Ecco, come dicevo, accennavo poco fa, i voltafieno stanno aumentando, le larghezze di lavoro, gli andanatori stanno aumentando le loro larghezze di lavoro. È evidente che i professionisti o le grandi aziende oggi di un birotore da 9 o 10 metri potrebbero non averne sufficienza. E quindi iniziano a chiederti dei quadri rotore da 15 metri, da 13 metri, da 12 metri. Bene, anche sui quadri rotori siamo riusciti ad inserire la tecnologia ISOBUS e quindi utilizzando questa andiamo ad usufruire e rintracciare quei finanziamenti di cui ci siamo agevolati su altre macchine. Ma soprattutto iniziamo a far funzionare quattro rotori come se fossero quattro sezioni indipendenti attraverso la geolocalizzazione, quindi a tutti gli effetti diventa una sorta di seminatrice nei quali quattro rotori sono quattro elementi e che vedono e capiscono quando sollevarsi o quando andanare o quando stringere la larghezza di lavoro, perché il campo si sta stringendo e quindi loro devono ovviamente stringere la larghezza di lavoro per non andanare prodotto già andanato. E quindi insomma arriviamo a tecnologie di un certo tipo. È evidente che, come successe 10 anni fa, queste stanno diventando macchine ancora dedicate ad aziende di un certo livello, però la tecnologia può essere tranquillamente implementata anche sui birotore, perché le scatole, come ci siamo detti, sono le stesse. Stiamo cercando di capire come cercare di ridimensionare un attimino l'investimento, perché mentre su un quadrirotore è un investimento abbordabile, su un birotore, se mettiamo tutta questa tecnologia, diciamo spostiamo l'investimento con l'asticella un po' più in alto. Ecco. Quindi la tecnologia è pronta per tutte le macchine, dobbiamo semplicemente capire come indirizzarla e dove il mercato sta andando. E tornando un attimo, facendo un piccolo passo indietro, sia per quanto riguarda il nostro discorso, ma anche per quanto riguarda le lavorazioni in campagna. Hai parlato che le dimensioni sono aumentate anche per quanto riguarda i voltafieno e anche qui c'è grande tecnologia e grande qualità. Eh beh sì, allora, succedeva spesso e volentieri che non si adattasse così tanto il voltafieno alle larghezze di taglio. Oggi c'è molta più attenzione, perché il perseverare nel mandare informazioni di un certo tipo ha fatto capire all'agricoltore o al controterzista che ad una falciatrice deve corrispondere il corretto voltafieno. Ma non solo per la larghezza di lavoro, ma per tante cose. Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che sia in Vico che in Kernelan la gamma, come negli andanatori di cui abbiamo parlato poco fa, spaziamo da aziende piccolissime ad aziende super tecnologiche e anche qui molto grandi. Quindi partiamo da una macchina da 4,60 m per arrivare sino a una macchina da 14 metri di larghezza di lavoro. Quindi partiamo dai 4 rotori della più piccola e arriviamo ai 10 rotori della più grande. E anche qua sono state introdotte, come abbiamo fatto con gli andanatori, delle macchine di nicchia che sono un po' uniche sul mercato. Proprio perché abbiamo citato che le larghezze di lavoro stanno aumentando e proprio perché l'agricoltore o il controterzista è più portato ad avere macchine compatte per i discorsi che ci siamo detti prima, è stato creato per esempio un voltafieno da 11 metri portato, siamo gli unici ad averli in gamma. È vero che va capito, nel senso che è una macchina importante lo stesso nonostante molto compatto. Oggi soprattutto nel nord Italia, centro Italia è molto più vocata una macchina trainata appunto per l'utilizzo di trattori molto bassi, si vuole tendenzialmente non calpestare giustamente i nostri prati e quindi ormai è zero o il meno possibile, quindi quando vai con trattori di bassa potenza riesci anche ad allestirli con pneumatici di un certo tipo.
Ti stavo parlando di voltafieno perché i 6 rotori da 8 metri, il nostro Fanex 764, è sicuramente la macchina più venduta che sta prendendo piede. Più venduta perché? Perché è più tarata verso le falciatrici e falciacondizionatrici più vendute, cioè quelle da 2,80 m sino a 3,20 m di larghezza di lavoro, quindi riusciamo a prendere le classiche tre andane. Le tre andane permettono all'agricoltore o al contoterzista innanzitutto di non calpestare il foraggio e quindi partiamo ancora dal presupposto di portare a casa prodotto di una certa qualità, perché vanno a cavallo di un'andana e poi con questa larghezza importante riescono a rivoltare tre andane di taglio. Ma l'altra cosa importante sono anche il numero di rotori, perché ci sono competitor che fanno macchina da 6 metri con 4 rotori. E l'operatore, avendo una macchina magari da 2,20 m, 2,30 m di taglio, vuole in ogni caso non calpestare il foraggio e prendere le tre andane. Ecco, ma qui invito sempre i nostri amici agricoltori e contoterzisti a fare un ragionamento. Se io ho tre andane di foraggio e ho 4 rotori, è evidente che la larghezza di lavoro da 6 metri andrò a prenderla in ogni caso, ma è altrettanto evidente che avrò uno o l'altro dei miei rotori che sarà più sovraccaricato dell'altro, perché ho tre andane e ho 4 rotori solo. Quindi il concetto perfetto da utilizzare è quello di avere l'esatto numero doppio delle andane che voglio rivoltare. Quindi se avrò tre andane dovrò prendere un voltafieno a 6 rotori per avere l'ottimo nello spandimento. E l'altra cosa importante è da avere dei rotori calibrati col numero delle braccia. Siamo stati tra i primi in assoluto ad introdurre un voltafieno a 7 braccia con 6 rotori. Questo permette rotazioni molto inferiori, numero di giri, e quindi il foraggio viene trattato in un certo modo. Più braccia, più denti, un po' meno velocità, riusciamo a raccogliere anche in condizioni particolari. Le scatole riduttrici di giri, che una volta non venivano utilizzate, adesso stanno sempre di più per essere utilizzate, perché verso sera si riandana il prodotto prima o poi di rivoltarlo il giorno dopo per non fargli prendere umidità. Insomma, ci sono delle tecniche molto semplici ma non da sottovalutare, che secondo me vanno sempre trasferite a chi deve acquistare questa macchina, che in apparenza sembra possa conoscere ma a volte invece non lo è. Insomma, una tecnologia vestita in semplicità, potremmo dire. Certo, e poi è ovvio che all'interno della meccanica di una macchina, tra virgolette, semplice come un voltafieno, ci sono altri dettagli come abbiamo speso negli andanatori, dove l'Exalink che permette una chiusura di un certo tipo, che permette una trasmissione molto più repentina in certe condizioni, che permette l'autolivellarsi in condizioni collinari. Ci sono tante cose, ma quelle di cui abbiamo parlato sono le più sostanziali che vanno tenute. Certo. E per quanto riguarda i denti invece, perché so che anche qua si apre un mondo. Il dente è un'altra cosa importantissima. Spesso l'agricoltore ti dice: come mai quando acquisto una macchina nuova, un po' come gli pneumatici di un'automobile, no? Quando li acquisti fanno 30.000 km in più rispetto a quelli che poi cambi nonostante siano lo stesso marchio. Ecco, la stessa cosa succede nei denti. Nei denti la cura e il trattamento termico di pallinatura che facciamo sui nostri denti è particolare, molto particolare, perché è diventato un must. Noi dobbiamo essere riconosciuti soprattutto per quello, perché è una di quelle cose che un agricoltore o un contoterzista si tiene in mente. 5 anni di macchina non ho cambiato un dente. Ecco, non lo cambi perché prima c'è un trattamento di un certo tipo. Allora, oltre alla tipologia di materiale, come ci siamo detti, al trattamento, sono denti Super C, c'è anche un discorso di diametro di spira che viene utilizzato in base alla velocità di avanzamento, c'è un diametro di filo con cui l'acciaio viene lavorato e utilizzato per una macchina rispetto a un'altra, e poi ci sono, come ci siamo dette, tantissime peculiarità anche sul telaio, che non è un semplice telaio tubolare, ma sono due doppie C che permettono di alleggerire tantissimo la macchina, per i discorsi che ci siamo detti poco fa, ma nello stesso tempo il telaio, essendo lo stesso da un 4 rotore a un 10 rotori, deve essere altrettanto robusto. E quindi, insomma, ci sono veramente tante cose da guardare. Invito appunto
i nostri telespettatori ad andare sul sito e guardare, perché i dépliant sono molto esaustivi e riescono a far capire attraverso schemi quale per loro possa essere la macchina giusta. E sui dépliant poi c'è ben specificata anche tutta la gamma del taglio, ne abbiamo parlato prima, però anche qui insomma c'è tanta tecnologia e peculiarità interessanti. Beh, Vicon, il claim è My Way of Farming. In termini di mondo c'è tutto quello che riguarda la finagione, non solo, ci sono anche gli spandi con cimi, ma oggi ci concentriamo sulla finagione. L'altra peculiarità sono le falciatrici. Vicon è riconosciuto in tutto il mondo da sempre per essere l'unica vera bara a tre coltelli in circolazione, e questo permette sicuramente di avere una qualità di taglio insuperabile e soprattutto di utilizzare trattori di bassissima potenza, ritorniamo sempre lì, e soprattutto di avere una qualità di ricaccio dei nostri foraggi che è fantastica, e soprattutto, risottolineo ancora, di avere anche la possibilità di sfalciare in condizioni dove nessun altro sfalcia, prodotti allettati, prodotti particolari, sorgo, non sorgo, cioè oggi siamo in una qualità fantastica. Non dimentichiamoci Kernan, perché anche con Kernan c'è il famoso brevetto invece del disco tondo e non ovale, che permette appunto di avere sempre un numero pari, controrotanti, un coltello sempre in presa nei tre coltelli di Vicon, una rotazione a velocità differenziata di quello di Kernan, tutto però con un cuore unico, cioè la barra extra, la barra sotto è identica, prodotta nei nostri stabilimenti di Kerteminde, e poi semplicemente vengono sostituiti il piatto triangolare o il piatto tondo a seconda del brand. È una cosa che invito veramente a guardare attentamente, perché le peculiarità delle nostre barre sono assolutamente uniche, dai denti elicoidali che permettono flessioni particolari, ma soprattutto se parliamo invece di gambe, da 1,60 m con i 4 dischi ai 10-12 dischi delle macchine più grandi oltre i 4 metri, cioè possiamo coprire veramente esigenze di qualsiasi tipo. Non dimentichiamoci le falce condizionatrici a dita in nylon, a dita in acciaio, mobili, fisse, condizionatori a rulli in chevron. Oggi abbiamo veramente la possibilità di coprire veramente qualsiasi termine, qualsiasi tipo di esigenza. E sempre tecnologia ISOBAS anche qui. Sì, la Butterfly ha una tecnologia totalmente ISOBAS, viene utilizzata con trattori dotati di load sensing, lo dico perché oltre ad avere la tecnologia ISOBAS e quindi essere soggettata a quei contributi di cui abbiamo parlato poco fa, ha anche delle peculiarità importantissime, che sono quelle legate ad un impianto idraulico molto particolare che permette di utilizzare solo l'olio che serve, quindi non è solo il trattore che manda l'olio che serve, ma anche l'impianto intrinseco alla macchina è dotato di valvole particolari che permette di utilizzare l'olio dove serve e nel momento in cui serve, quindi è veramente tecnologicamente molto molto avanzata. E le tre sezioni di taglio a tutti gli effetti anche qui si autoescludono utilizzando la geolocalizzazione con più o meno precisione a seconda di cosa è dotato il cliente di antenne e di ricezione, ma siamo a dei livelli fantastici anche qua ormai. Grazie mille Sandro Battini per essere stato qua con noi. Grazie a voi. E amici agricoltori, non perdete la prossima puntata di Agriinforma, perché parleremo di viticoltura andando direttamente nella manifestazione Enovitis in campo. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di Agriinforma.